Signorina Ralli, io ho visto qua nella sua stanza, in questi begli scaffali che lei ha, un sacco di libri, no? Sono libri di diversa umanità, come si dice, cioè sono classici, sono romanzi moderni, l'enciclopedia dello spettacolo, romanzi dell'Ottocento, insomma un sacco di cose, Stendhal, vedo Kafka, vedo parecchie cose. Adesso io le faccio una domanda un po' cattiva, un po' maligna. Questi libri lei li tiene qui in questa bella stanza soltanto perché fanno decorazione o perché li vuole leggere? O perlomeno li ha letti? No, quello che gli posso dire non è che li ho letti tutti, però li leggo, mi piace leggere. Li va leggendo? Sì. E che cos'è che legge a preferenza? Beh, guardi, a me piace leggere tutto. Non è che ho una preferenza per uno scrittore, no? E adesso, ultimamente, ho letto La Metamorfosi di Kafka. Mm. Che è uno scrittore che mi piace moltissimo perché mi ha dato un'emozione nuova. I suoi personaggi, essendo così, anche se sono mostruosi come lui li descrive, appunto nella Metamorfosi, che c'è questo impiegato che si sveglia una mattina e si trova che è diventato un coleottero. Un grosso insetto. Ecco, un grosso insetto, non una farfallina o un ragnetto, è diventato proprio grande, no? E sono personaggi umili, personaggi umani. Forse Kafka ha voluto dire, cioè lui vede questi personaggi come una lente di ingrandimento, no? Li deforma un po'. Un po' più grandi di quelli che sono. E appunto questo impiegato soffre perché? Perché a un certo momento non può più andare a lavorare, praticamente non può più mantenere la sua famiglia. E i suoi familiari, invece di aiutarlo, lo abbandonano e lui muore così, no? Cioè, secondo me Kafka, che cosa vuol dire? Questo è un parere mio, può essere un parere sbagliato, però io l'ho capito così. Cioè che bisogna aiutare gli esseri umili, che hanno bisogno. Bisogna non lasciarli soli, no? Ecco. Lei ha molta paura della solitudine, mi diceva poco fa. Sì, questa è una cosa che mi mette molto paura. Ma credo che la solitudine più di delle persone, non so, che sono giovani più nella vecchiaia, no? La persona che invecchia e che è solo, no? Beh, io penso che questo problema della solitudine non sia soltanto un problema suo, tutti noi lo sentiamo, questo problema, addirittura questa angoscia, no? Ora lei vorrei che mi dicesse questo, se lei crede che la lettura serva anche a questo qui, cioè a sentirsi meno soli. Beh, io non è che leggo perché... Non vuole perché sentirsi mi sola. Sento sola. No, leggo anche per conoscere, per imparare. Perché mi piace leggere. Le piace leggere? Molto. Ma non ha tanto tempo a disposizione, non le fa un mestiere piuttosto duro che le assorbe molto tempo? Beh, ma vede, il mio lavoro consiste, in che cosa consiste? Lavoro 10 ore al giorno. Beh, insomma. Quindi quando è la sera, va bene, possono essere molte, non lo so. Ma comunque, la sera io quando ho finito di lavorare vengo a casa e leggo. E legge. Quando ho il tempo libero leggo. E legge di tutto, come ha detto poco fa, sì. No? Non ha una preferenza particolare. No, mi interessa tutto a me. Adesso io voglio farle un'altra domanda, una domanda conclusiva che è questa. Lei ha avuto l'avventura di interpretare un personaggio di un importante scrittore italiano contemporaneo, non un personaggio di Moravia, lei ha fatto i racconti romani. Ora, che effetto le fa rileggere nel racconto questo suo personaggio, la storia di questo suo personaggio che lei ha interpretato? Guardi, i personaggi di Moravia sono personaggi veri, sono personaggi reali e siccome io sono un'attrice impulsiva, basta che credo a quello che dico, no? Quindi non è che trovo che sia una cosa, non è che la trovo differente. Comunque se lei appunto rilegge questo racconto, lei ci si ritrova perfettamente? Sì, perfettamente. Sembrerà strano, ma è così. No, ci credo, non mi sembra affatto strano. Mi sembra di stare davanti al professore che mi interroga, no? Allora mi sento un po' così, non so se sarò bocciata o promossa. No, comunque... lei sarà promossa a pieni voti, guardi.